riuscite a vedere, spero di sì. Niente, io ho iniziato con l'utilizzo dei dispositivi in silicone preformato da tanto tempo, li vedevo utilizzare anche quando facevo l'università, però come diceva Francesco, l'interesse verso Myobrace è nato per i dispositivi di terza classe. Non avevamo nel nostro portafoglio una sistematica con dispositivi in silicone che prevedesse di affrontare le terze. Ho conosciuto Myobrace tramite le terze e poi ho abbracciato tutta la filosofia. Già nel 2015-2016 presentavo alcuni casi ad alcuni congressi che facevamo, ad alcuni corsi. Molti di questi casi ve li farò vedere anche oggi con dei discreti follow-up. Ho preferito selezionare questi casi dove forse ancora non ero molto esperto e non casi più recenti, perché anche se alcuni sono veramente molto ben riusciti e altri un po' meno, però offrono veramente spunti di riflessione interessanti. Ovviamente adesso con molta più esperienza probabilmente affronterei alcuni passaggi in maniera diversa. Per esempio, nessuno di questi casi integra le Myobrace Activities, che io considero una parte fondamentale del trattamento e che però sistematicamente utilizzo solo dalla fine del 2019. Iniziate selezionando casi semplici, come vi diceva Francesco. Io vi faccio vedere subito la figlia di un mio carissimo amico che, osservandola in viso, potete notare una leggera asimmetria del volto causata da un cross di 5,5 e 8,5. È una seconda classe e vedete che quel 5,5 è leggermente palatinizzato. Questo è un caso che voi potreste risolvere in 100.000 modi diversi. Oggi noi vogliamo vedere se con Myobrace si può risolvere e in che modo. Ripeto, sono casi molto semplici quelli che vi mostrerò un po' all'inizio. Vi faccio vedere le foto dei genitori, questo perché era 6-7 anni fa, io ancora puntavo molto sul discorso genetico quando facevo una descrizione del perché al genitore bisognava intercettare e prevenire una malocclusione che poteva essere in essere in un bambino. E dicevo, se voi avete queste bocche, con queste forme, vostra figlia probabilmente seguirà la vostra strada o la strada del nonno e così via. Ora, se prima per me questo era un discorso 50-50, adesso devo dire che magari la genetica può instradare una disfunzione, ma la disfunzione è quella che veramente crea poi la malocclusione. E Myobrace mi ha dimostrato questo nel tempo e con l'esperienza. Comunque, io colloco un K1, ai tempi era un'azione un po' passiva, io dicevo semplicemente ai miei bambini, mettetelo 1 ora, 2 ore al giorno e tutta la notte. Però loro, quando mi davano rette, lo facevano, ottenevamo questi risultati. 10 mesi con un K1, vedete già come è cambiata la forma dell'arcata. Ovviamente si nota bene come questo 5-5 si sia vestibolarizzato e abbia preso la forma d'arco. Ma non è tanto questo che è bello vedere dei 10 mesi di trattamento che ha fatto Luna col K1. Intanto se ne sta andando da seconda in prima, per gli effetti che vi ha descritto prima Francesco dell'apparecchio. Ma soprattutto questo, l'apparecchio simmetrizza. L'apparecchio libera dall'occlusione e rimette tutto in asse. E quindi vedete come, al di là del fatto che il 5585 non si incrocino più, sia tutta la masticazione ad essersi messa in bolla. La bambina è perfettamente simmetrica. E così la bambina va avanti e indossa il K2, intanto cresce. Verso la fine del trattamento gli diamo il K3, sono passati 2 anni, ora vedrete che in tutti i casi che vi mostrerò, cosa che faccio ancora adesso, 24 mesi è il tempo che io mi do, come dire, di controllo di un trattamento Myobrace in maniera attiva.
Ora in questi 24 mesi ci sono anche le myobrace activities. Prima non c'erano, dopodiché, essendo pazienti in crescita, uno dovrebbe seguirli praticamente per tutto l'arco del loro sviluppo, perché una recidiva può sempre arrivare. Il mio consiglio è sempre di dire ai pazienti, continuate a indossare l'apparecchio anche dopo il trattamento. L'ultimo apparecchio, quello di ritenzione, è un apparecchio di ritenzione attiva che migliora nel tempo e negli anni ancora di più il risultato che si è ottenuto nella fase, diciamo, dove uno partecipa più attivamente al trattamento. Qui Luna, diciamo che intravedevo la possibilità che Luna mi stesse un po' abbandonando a livello di compliance e quindi, dato che aveva quei quattro incisivi centrali non perfettamente allineati, era la figlia di un mio amico, volevo lasciarle un sorriso ancora migliore in bocca, io ho fatto niente, un piccolo bracchettaggino giusto per riallineare i quattro incisivi. Per me era anche un modo per continuare a tenerla sotto controllo. E intanto la bambina ha continuato a indossare il suo K3, qua siamo nel 2018, e poi l'ho richiamata per fare delle foto adesso, per farvi vedere delle foto di come adesso è la situazione. Negli ultimi 2 anni i genitori mi hanno detto chiaramente che la bambina non ha più messo l'apparecchio, l'ha proprio lasciato nel cassetto, dimenticato e basta. Diciamo che avevo ottenuto un bel sorriso, si vedeva con i dentini davanti dritti, non ha fatto la parte attiva, quindi non ha avuto modo di correggere le funzioni in modo che non ci fosse un rischio di recidiva, perché facendo la parte attiva sicuramente il rischio di recidiva diminuisce tantissimo. Però possiamo vedere lo stesso com'è adesso, perché è interessante notare come ad esempio i profili si sono mantenuti assolutamente in prima classe. E guardate qual è la bocca adesso della bambina. Ora, il caso, io ho scritto sta recidivando, ma non troppo. Cosa intendo? Che in fin dei conti si vede ad un occhio esperto, si vede che questa è una bocca che non sta indossando più un mio funzionale della serie MyoBrace, perché quando i bambini lo indossano, voi vedete proprio l'impronta dell'apparecchio sul palato. Qui non c'è più. Infatti il palato è un pochino collassato, soprattutto in zona premolari, però abbiamo comunque risolto quella seconda classe, la bambina è rimasta in prima classe, la bambina è rimasta perfettamente simmetrica e centrata. E questo grazie alla fase di trattamento che abbiamo fatto all'inizio, quando lei aveva 7 anni, e adesso ne ha 13. Quindi qualche osservazione sul caso, a ogni caso vi ho messo qualche piccola osservazione. Diciamo che per evitare recidive ortodontiche è importante correggere le funzioni. Qui non abbiamo avuto un risultato esaltante perché alla fine la bambina ha abbandonato l'utilizzo di MyoBrace per gli ultimi 3 anni. Però intanto, comunque, per la parte in cui l'ha indossato ha sicuramente ottenuto un buon risultato. Ed è un caso facile con il quale vi consiglio di iniziare. Anche questo è un caso facile, anche se qui, diciamo, abbiamo già una seconda classe più espressa, un overjet che comunque è sotto il centimetro, ma è superiore ai 5 mm, a forma d'arcata triangolare, un affollamento superiore, gli incisivi superiori sono protrusi. Qui è stata interessante, la valutazione iniziale. Ai tempi era qua ancora sempre 2014-2015, noi avevamo anche l'occluso guide e stavamo valutando con quale dei due apparecchi in silicone preformato iniziare il trattamento. Abbiamo fatto una valutazione con l'osteopata che in pratica ci ha sconsigliato l'apparecchio con le guide dentali perché quando veniva indossato dal bambino, questo assumeva una postura errata, mentre con MyoBrace non accadeva. Quindi siamo andati verso MyoBrace e abbiamo affrontato il caso con MyoBrace. Gianmaria è così, tipico viso di una seconda classe, con prima divisione, con gli incisivi sporgenti a coniglietto.
queste sono le foto della sua bocca nel 2014. Noi qui collochiamo il K1, un K1 medio. E questi sono 7 mesi di elastodonzia. Adesso magari chi usa già Myo Brace lo sa, chi non lo usa magari farà un po' fatica a crederci, ma vi assicuro che 7 mesi di elastodonzia di un apparecchio ben portato vi eliminano tranquillamente 6 mm di overjet. Ovviamente c'è anche molto avanzamento della mandibola, ma va bene, il paziente sta crescendo, deve modificare il modo in cui chiude, deve riposizionare le arcate. Però questo è molto facile da far vedere a un genitore, per anche lì incentivare sia il bambino che i genitori a far capire, a sposare la causa, a far capire quanto l'apparecchio sia veramente utile. Vedete che in un anno la forma del viso è completamente modificata. Il profilo in un anno, certo, si nota ancora che c'è la seconda classe a livello del mento rispetto alla, diciamo, al naso. Terminiamo i soliti 24 mesi di trattamento, qui sempre senza Myo Brace Activities, solo con apparecchio portato 1 ora al giorno e tutta la notte. Gianmaria ha 9 anni. Noi, sapendo che è un bambino bravo e diligente, gli diciamo di continuare a portare l'apparecchio e lo vediamo una volta ogni 6 mesi, semplicemente per i soliti controlli di igiene e carie e cariette. Quindi il 2017, un anno di contenzione attiva, la chiamo contenzione attiva perché comunque l'apparecchio continua a funzionare. E vedete che la permuta va avanti di anno in anno. Qui siamo nel 2019, 12 anni. Qui siamo nel 2020 e gli diamo un T4. Gli do un T4 perché alla fine addirittura era così bravo a tenere ben l'apparecchio pulito e tutto che aveva ancora il suo vecchio K2. Non gli avevo neanche mai dato il K3. E così gli do un T4 perché ormai è una bocca da T4 questa. E si fa l'ultimo anno in contenzione attiva col T4, ma lui lo indossa ancora oggi. Io vi faccio vedere, adesso dal 2014 al 2021, 7 anni di follow-up. Vedete il profilo di Gianmaria. Il profilo di Gianmaria è un profilo a dir poco perfetto. Ovviamente siamo anche diventati più bravi a fare le foto, abbiamo dietro la parete con i quadrettini. I denti sono belli. Ecco, quando dico l'impronta dell'apparecchio che si vede sul palato, io intendo questo. E ovviamente vedrete le rughe palatine che cambiano perché quando la lingua inizia a posizionarsi correttamente, cambia veramente tutto. Vado avanti. Vabbè, le osservazioni qui di questo caso sono sostanzialmente che questi sono i casi con cui vi consiglio di iniziare, questo come quello di prima, come il prossimo che vi farò vedere, casi facili dove non ci sono problemi particolari alle vie respiratorie e dove avete una buona collaborazione, di paziente e dei genitori anche, che è molto importante coinvolgere. Ora tenete presente che l'approccio che io ho adesso è diverso rispetto a prima, perché ad esempio in prima visita categoricamente a tutti i casi che approccio faccio vedere il video, così mi evito anche di dire un sacco di cose che se no dovrei spiegare eccetera. Faccio vedere quel video introduttivo esattamente quello che avete visto prima, poi ci parlo sopra, cioè ci parlo dopo magari vedendo e inquadrando un po' il caso specifico, magari notando qualche esercizio, qualche cosa che il paziente, dove il paziente è molto deficitario, facendolo notare subito al genitore, facendo una buona diagnosi. Comunque, questi casi diciamo che vanno molto bene per iniziare. Vediamo altri casi semplici. Qui abbiamo questa stupenda bambina intercettata a 4 anni, così vedete anche un caso che inizia con la serie J.
E il caso l'abbiamo iniziato effettivamente poi un anno dopo, e il motivo, beh, era banale, era un cross di quel 5-1 che si risolveva anche con la forza del pensiero a quest'età, ma ne abbiamo detto vediamo il Mario Bresso in quanto tempo lo risolve. Quindi si consegna un J1 con dei rialzini in composito, e 2 mesi per rimettere il dente dall'altra parte, abbassiamo un po' i rialzini, in 6 mesi le forme d'arcata sono già di nuovo perfette, tutta l'occlusione corretta. Gli diamo il J2, il trattamento prosegue. Adesso a 6 anni, siamo nel 2017, le forme d'arcata sono belle, la bambina indossa l'apparecchio. Terminiamo il trattamento dopo i soliti 24 mesi, lasciando il K2, che adesso è il suo apparecchio finale, come apparecchio di contenzione attiva. Uso sempre un po' tra virgolette questo termine, però spiegando sempre ai genitori che la bambina cresce, se indossa l'apparecchio tutte le notti, un'ora al giorno, mentre continua a crescere, è la garanzia che la sua crescita verrà comunque guidata dall'apparecchio. Poi in realtà sono anche molti di più i vantaggi che la bambina ha. Io taglio un po' perché voglio far vedere tante cose, quindi andiamo direttamente ad oggi, che Hope ha 10 anni e ha integrato le Mario Brace Activities adesso, perché io con alcuni pazienti che non avevano avuto modo di avere la parte attiva del trattamento quando ho iniziato, perché ancora non la facevo, ho fatto un discorso con i genitori e molti genitori contenti già di questi dei risultati ottenuti hanno seguito il consiglio e adesso fanno la parte di Mario Brace Activities. Intanto, vabbè, non avevamo molti dubbi, la bambina è diligente, porta l'apparecchio, adesso fa anche gli esercizi, la forma delle arcate è perfetta. Questo caso è un caso facile perché devo iniziare facendovi vedere qualche caso facile. Ma è un caso interessante perché Hope ha una gemella che si chiama Zoe e quella frase che io ho scritto sulla presentazione è una frase che mi è arrivata quando ho spiegato alla mamma che le avrei fatte vedere in questo webinar e mi ha detto, ah sì, perché effettivamente la loro bisnonna ha sempre avuto il morso inverso. E ha avuto 5 figli, tutti col morso inverso, il nonno aveva il morso inverso di queste bambine, insomma. Op no, ma Zoe sì. Zoe è arrivata così. Diciamo che Op ha seguito il trattamento ortodontico Mario Brace per fare compagnia alla gemella, in un certo senso, perché era veramente Zoe che aveva bisogno di una mano. Questa è una terza classe scheletrica. Non è che ci sono molti dubbi. E vedete anche il morso inverso è molto profondo. Iniziamo anche qui. L'anno dopo iniziamo quindi lei ha 5 anni, 6-8 mesi, se mi ricordo, di trenne small perché era quello che andava bene. E già abbiamo ottenuto questo. Il morso si è girato dall'altra parte. Sono immagini che diciamo sono abbastanza eloquenti. Continuiamo il trattamento. Qui dobbiamo cambiare apparecchio perché intanto la bambina sta crescendo, è arrivata a 6 anni dallo small che corrisponde di trenne small a una specie di serie J, però la classe 3, come avete visto, ha tutta una sua nomenclatura a parte. Passiamo ad un I3 sempre N, morbido, medio. Perché ancora non ci sentivamo pronti per caricare già con la gabbia di Frenkel la bocca, poi siamo ancora in una fase di dentizione decidua. La bambina comunque è bravissima, porta l'apparecchio, guardate il profilo è ancora di terza, qui è ancora di terza, non c'è dubbio, il mento è importante, viene in avanti in maniera decisa, ma il morso e i denti, guidati nello sviluppo da Mario Brace, mi fanno stare tranquillo perché la situazione è questa. E
E così nel 2018, anche qua come la sorella, hanno 7 anni entrambe, lascio un I3, quello con la gabbia di Frenkel, come contenzione attiva e mi limito a seguire queste due bambine una volta ogni 6 mesi per le igieni e i controlli. E oggi Zoe ha 10 anni, anche lei. Come Hope ha integrato My Brace Activities, guardate il profilo di Zoe. Questo è un profilo in prima classe. E come profilo, così anche i denti. Ora è bello, cioè, farvi vedere, avrei potuto prendere tanti casi. Avrei potuto prendere tante prime e seconde, anche molto eclatanti, però le terze classi è qualcosa che non avevo mai avuto modo di affrontare prima con nessun apparecchio in silicone e MyoBrace, e con MyoBrace le posso approcciare così. Quindi preferisco farvi vedere qualche terza classe in più. E ovviamente le osservazioni qui sono che le bambine sono state bravissime, compliance ai massimi livelli. Ho comunque avuto modo di introdurre le MyoBrace Activities più avanti e i genitori che già hanno apprezzato i risultati prima sono stati d'accordo. Le bambine con MyoBrace Activities trovano nuovi stimoli per continuare a indossare MyoBrace. Avevo una foto delle due bimbe. Ah, eccole qua. Sì. Questo vabbè, per dirvi chi è. Sostanzialmente, quando fate un tipo di ortodonzia di questo tipo, ottenete comunque una collaborazione, una partecipazione, da parte dei bambini, e un'empatia con loro che non ottenete facilmente facendo questo lavoro con altri sistemi. Matteo ha 5 anni e mezzo. Anche lui intercettato abbastanza da piccolino. Io prima ho visto una domanda quando si devono intercettare terze classi. In realtà la risposta è quando arrivano in studio, perché non abbiamo, cioè, se io potessi sceglierei il prima possibile con tutti i casi, però le potete intercettare a 5, a 7, a 9 e poi lì dovete fare voi le valutazioni. Ovviamente se le intercettate a 5 anni e mezzo avete dei risultati spettacolari. Qui avevamo un problema in più. Ostruzione delle vie respiratorie. Il paziente non respirava col naso, però non aveva problemi particolari. E il problema era che la premaxilla era veramente poco sviluppata, un palato molto contratto, forse una mandibola che è anche scivolata un po' in avanti, cercando un buon rapporto di occlusione. Perché cioè, qui ho scritto terza classe scheletrico disfunzionale, però cioè, più che altro è genetico disfunzionale, nel senso che io alla fine i tracciati dicevano che era una terza, ma una volta liberata la premaxilla e stimolata a crescere, cioè, il modo in cui MyoBrace cambia e agisce. Mi dà un po' da pensare sul discorso genetico, però in ogni caso abbiamo fatto una fase di ERP perché qua era obbligatoria. Magari oggi utilizzerei il BVS, però ai tempi avevo come strumento l'ERP. Alla rimozione vedete il prolabio appiattito. Dopo qualche settimana colloco l'I3N. È già collocato da tutta un'altra postura alla bocca e al paziente, e dopo qualche mese di I3N, in realtà dopo poco più di un mese di I3N, il profilo è già quello che vedete nella terza foto. E la bocca è così. È già qua, possiamo essere molto contenti del risultato. Il problema qui era che, come vi dicevo, il bambino, era abituato a respirare, con la bocca. Quando lo portava di giorno riusciva a respirare col naso. La notte però, era così fisiologicamente,
predisposto o abituato a respirare con la bocca che perdeva l'apparecchio, nonostante la dedizione anche dei genitori che comunque gli stavano dietro e tutto. Da questo punto di vista il bambino non aveva nessuna colpa. Oggi io posso risolvere queste situazioni con gli esercizi, con una serie di trucchi che ormai ho imparato con il tempo, anticipando l'utilizzo di un lip trainer, utilizzando un apparecchio della serie K0 o Myotalia. Ai tempi io non sapevo come fare perché non lo cioè, cercavo di dire semplicemente no, no, insistete, portatelo il più possibile di giorno. Allora mi sono inventato un sistema. Voi non dovete minimamente copiarmi perché non ne avrete mai bisogno. Però a me piace mettere sempre questa slide perché mi ricorda un po', gli inizi e la determinazione che avevo nel portare avanti questo sistema. Ora, se io faccio vedere questa cosa e la vedono Chris Farrell o Mitico Nils, come minimo mi strozzano. Però io avevo trovato nell'ancoraggio estraoclusale un modo per mantenere l'apparecchio in bocca anche contro la volontà dei pazienti. Beh, il paziente comunque respirava col naso, non c'erano dubbi da questo punto di vista. Solo la notte non riusciva a tenerlo tutta la notte. Adesso, ripeto, sono cose che a me sono servite in una decina di casi, poi fortunatamente con l'esperienza ho abbandonato del tutto. Per alcuni casi l'ho utilizzato soprattutto come deterrente, perché c'erano magari quelli che facevano i furbi, non avendo le Myo Breath Activities e gli esercizi con cui controllarli, dovevo trovare il modo e quindi alla fine dicevo guardate che in un modo o nell'altro ve lo faccio mettere tutta la notte. Quello addirittura della foto è un I2, che è un apparecchio che non esiste più perché poi è stato sostituito dalla serie K. Però, via questa foto, otteniamo la compliance, il bambino mi porta l'apparecchio tutta la notte, anche mentre dorme, passiamo agli tre, Matteo cresce, i profili sono sempre buoni, il viso è buono. Allora, abbiamo fatto i nostri soliti 24 mesi, abbiamo messo l'ERP, abbiamo messo gli tre, una fase di tre forzata, comunque lasciamo questo I3 come contenzione attiva e seguiamo la permuta. Seguiamo la permuta, adesso ho 8 anni, e adesso ho 8 anni e tutto va bene. E a 9 anni, e va tutto bene. E a 12 anni. Salto un po' perché avrei anche quelle 10, 11, non faccio una marea di foto. Vediamo come adesso. E questo è Matteo adesso. C'è un overjet. Beh, mi preoccupo dell'overjet quando uno era partito da una terza? No. Sicuramente tra un anno gli darò un T4, anche a lui. Gli do un T4 così, visto che è così bravo e diligente a portare ancora l'apparecchio, il T4 lo mette in prima precisa, perché ovviamente un I3 che è continuato a portare per tutto il periodo dello sviluppo, beh, un po' di ipercorrezione me la può dare, ma va benissimo, partivamo da una terza, stiamo andando anche oltre. Questo vabbè, un piccolo recap, prima di metterlo dopo alla fine del trattamento e adesso. E qui mi piace sottolineare il discorso che non è che abbiamo solo corretto una terza classe, ma abbiamo trasformato un paziente da dispnoico a eupnoico, che è sostanzialmente la cosa più importante che abbiamo fatto. E per venire sempre a quella domanda che è stata fatta, cosa succede se noi intercettiamo una terza classe più avanti? Perché, come dicevo, la terza classe si intercetta quando arriva in studio. Se arriva che il bambino ha già 7 anni, 7 anni e mezzo, per esempio, come in questo caso, è già più strutturata. Qui c'è una terza che spinge. Tracciati, non tracciati, ve li posso fare vedere, ma tanto quello è relativo. A me piace più farvi vedere i profili. C'è un po' di ritardo nella permuta,
Collochiamo il solito Myo Brace, fa prima la fase con l'apparecchio morbido e poi quello con la gabbia di Frenkel. Abbiamo intanto prosegue la permuta, siamo nel 2016, il paziente ha 8 anni e mezzo. Ecco, il problema era che l'apparecchio era ben portato, però ogni volta che io chiedevo al paziente di sorridere, di fare una smorfia, qualunque cosa, quel mento, boom, veniva in avanti, come nella foto più a sinistra. Se sorrideva, era così. Poi, quando chiudevi i denti, si vedeva che era un po' una posizione quasi forzata, quella di retrudere un po' la mandibola per trovare l'occlusione. Questa è una di quelle terze che se la lasci andare, qualcuno avrebbe anche detto appunto di trattarla in quel modo, farla sfogare e poi fare un bell'interventino per riposizionare. Però non lo so, io se posso evitarle queste cose anche quando le intercetto. Però vedete che il 41, ad esempio, ha una recessione gengivale, mentre il 2-1 si è proinclinato. Io, per me questo è leggere una mandibola che sta spingendo, altrimenti quella recessione perché? Intanto, forse nella thread prima abbiamo finito, beh, insomma, adesso mi ricordo quando è finita la parte attiva, contati i soliti 2 anni, qua sicuramente già era finita e questi sono gli appuntamenti di controllo. E qui, ancora quando chiediamo al paziente di sorridere, il paziente sguscia in avanti con la mandibola, però quando tiene i denti chiusi in occlusione la situazione va bene, si stanno anche chiudendo i 2 incisivi centrali, stanno anche migliorando un po' la posizione. Il paziente non pulisce bene i denti, sempre ha avuto questo problema, è un po' nozzozzone. Qui, quando gli chiediamo al paziente di sorridere, stavolta dopo un altro anno di contenzione attiva col P3, scusate, forse mi è sfuggita questa informazione. Alla fine della parte attiva io ho lasciato un P3 come apparecchio di contenzione. Qui abbiamo 11 anni e mezzo, non sguscia più la mandibola in avanti quando il paziente sorride e il paziente sta crescendo e la situazione è sotto controllo. Nel 2020 non è migliorata l'igiene orale del paziente, però dal punto di vista dei profili, del volto, dei denti, la situazione è sotto controllo, l'apparecchio lo mette bene. Vediamolo oggi, nel 2021, 13 anni e mezzo, e vi ricordate che eravamo partiti a 7 anni. E guardate il profilo. Il profilo e i denti, e quando apre la bocca, finalmente quella mandibola non sguscia più. E non è male come risultato. Allora, guardate l'oggetto verbite, e ha la tipica impronta del P3, quella proprio che vi ha fatto vedere nella foto dell'apparecchio Francesco prima. Vabbè, è un problema, ma certo che no. Quando sarà il momento al limite, io farò una piccola rifinitura, fatela con quello che volete, con degli allineatori, se volete un attimino sistemare quel rapporto lì anteriore di occlusione. Ma guardate anche la recessione su 4-1 che ormai si è risolta da sola. Ora, voi dovete considerare che questi sono casi dove io non ho fatto niente. Ok. Non è che proprio non ho fatto niente, ho catechizzato pazienti e genitori a far sì che questi indossassero gli apparecchi con le indicazioni che io gli ho dato e non facevamo neanche la parte attiva del trattamento. Ma non ho messo niente in bocca ai pazienti, li ho soltanto seguiti, fotografati e invogliati a continuare. Non è proprio una cosa da poco. Vabbè. Qua le mie osservazioni sostanzialmente sono, riassumo tutto nell'ultima riga, prima si interviene, nella terza meglio è. Poi ovviamente si interviene quando arriva il paziente.
Il P3 ormai ha sostituito l'I3H nella mia pratica quotidiana, perché le terze sono qualcosa di cui io non mi fido mai, per la questione proprio della recidiva, ma col P3 mi sento veramente molto più sereno. E adesso invece un caso molto più complesso, proprio perché voglio un po' spaziare e farvi vedere cose diverse, così non vi annoiate. Questo era un caso di quelli che io portavo sempre ai corsi e congressi quando facevo vedere gli effetti dell'infant nei bambini piccoli. Questa piccola, bellissima bambina ha una serie di problemi infiniti. Tutte le disfunzioni che voi potete immaginare, nonché adenoidi che non le permettono di respirare assolutamente con il naso, deglutizione atipica, respirazione orale, tutto quello che volete. C'è, vabbè, una seconda classe evidente, c'è un cross di 5-5 e 8-5 che abbiamo provato a molare un pochino, ma la paziente era davvero ingestibile. Poco collaborante, respirando solo ed esclusivamente con la bocca, poi così piccola, era tutto difficile. Succhiava il pollice, bla bla bla. Deglutizione atipica, quante ne avrete viste? E qui avevamo la logopedista in studio ai tempi, tra l'altro una logopedista bravissima, ma che poco ha potuto per correggere questo problema. E quindi il problema della deglutizione atipica è rimasto. In continuo contatto con anche l'otorinolaringoiatra, finalmente avviene l'operazione di adenoidectomia. Adesso la bambina ha 4 anni, guardate come è asimmetrico il viso, guardate come il profilo fa fatica anche solo a tenere la bocca chiusa. L'operazione è stata fatta, adesso la bambina può respirare col naso, ma le funzioni stanno ancora a zero, è tutta da riprogrammare. E quindi non migliora con l'intervento di adenoidectomia la deglutizione atipica, anche se siamo riusciti un po' a fare il molaggio sul dente, non è che succede qualcosa. Abbiamo in casa un infant trainer, rosa morbido, e diciamo alla bambina, mi raccomando, e anche ai genitori, mi raccomando, cercate di farglielo tenere il più possibile tutto il giorno, quanto più potete. E la bambina miracolosamente fa quello che gli diciamo, lo porta tantissimo. Tutto il giorno smette di portare il dito e inizia a portare l'infant. E dopo 4 mesi torna ed è così. E noi siamo lì, e noi rimaniamo abbastanza stupefatti. Continua a portarlo e dopo altri 4 mesi è così. Ovviamente siamo tutti felici, genitori, noi, vedete la lingua, vedete l'overjet che non c'è più. E come si è centrata e simmetrizzata, la bambina. E qua poi succede una cosa, non dipende da noi studio, per altri motivi, cause di forze maggiori. Qua prima di mettere l'infant, dopo 8 mesi di infant, giusto per ricapitolare un po', perdiamo la paziente. Ed è un caso che a me è sempre piaciuto tanto perdere. Io non so perché, però, visto che c'era questo webinar, ho preso il telefono e ho chiesto alla mamma della paziente se ce la portava in studio per farle delle foto. La mamma disponibilissima, gentilissima. Ci ha fatto questa cortesia. Purtroppo la bambina è venuta quando io non ero in studio, però sono state fatte le foto, le possiamo commentare. Adesso la bambina ha 10 anni, sono passati 5 anni da quando ha fatto il trattamento con l'infant. Ecco, che cosa è successo? Che io vedo, almeno a guardare le foto, occhiaie. E quindi mi faccio due domande, mi dico disturbi del sonno, asimmetria del viso è tornata in tutta la sua, ahimè, evidenza.
E la seconda classe scheletrica è ancora lì, evidente nei profili della bambina. E la bocca ha perso purtroppo simmetria, armonia. Ora, ovviamente, io non voglio entrare nel merito di chi c'è stato dopo, perché credo che la professionalità dei colleghi vada sempre difesa e sicuramente sarà stato in mano a colleghi bravissimi. Io voglio soltanto farvi notare questa cosa, che noi avevamo corretto l'overjet con l'infant e dopo 5 anni, perlomeno la nostra correzione è ancora lì. Se noi non avessimo fatto quel passaggio quando la bambina aveva 4-5 anni, io non credo che oggi avremmo quella foto a destra in quello stato, in quella situazione. Quindi comunque qualcosa è rimasto. Il trattamento nel tempo, anche fatto così a spot, può essere importante, perlomeno è quello che io credo. E vabbè, questo è un po' quello che io ho già detto, quindi salto e vado avanti, così abbiamo anche poi un pochettino più di tempo per le domande. Mi raccomando, se sono pazienti che devono essere operati, spingete per l'operazione. Piccolo consiglio. Andiamo, tanto per non annoiarci, a vedere qualcosa di completamente diverso. Qui abbiamo una bimba di 13 anni e 9 mesi che presso altro studio era stata trattata con espansore e trazione di terza. Io non ho foto di lei come era prima, però vi faccio vedere com'è quando è arrivata nel mio studio. Viene soprattutto per sintomatologia delle ATM. E poi la mamma mi dice anche, poi se si può fare qualcosa per migliorare il sorriso, provi a vedere lei. Però il problema era a carico degli ATM. Vedete dalla tele che il soggetto è in open bite. Quella è una tele a morso chiuso e toccano soltanto i molari. Dal premolare in poi non tocca più niente. Deviazione delle linee mediane, seconda classe a destra e prima a sinistra, quindi asimmetria. Soggetto anche un po' traumatizzato, perché io vorrei sfidare quale soggetto che, poverino, ha portato la maschera di Dallaire non si sia sentito un po' traumatizzato nella vita. Sara adesso ha quasi 14 anni, quando iniziamo vedete che noi diciamo di mettersi dritta mentre sorride, la postura di spalle, testa è tutta sballata. Però partiamo con un A1, questa è la foto della prima visita e l'A1 noi lo collochiamo inizialmente senza fare altro, soltanto per vedere se l'apparecchio ha delle ripercussioni positive sull'ATM, l'effetto bite di cui vi parlava prima Francesco, che volevamo un po' vedere se migliorava. L'idea era partiamo con quello e poi dopo integriamo anche la fissa. E dopo 3 mesi la 1 fa questo. Cioè, altro che effetto bite, mi ha già sistemato a destra la classe, che da seconda è passata prima. Ha aperto, vabbè, un piccolo diastemino tra 3-1 e 4-1, ma chi se ne frega. Ha chiuso l'overjet. Mi sta rimettendo il paziente in piena simmetria. E allora integriamo una piccola fissa semplice di riallineamento. Io purtroppo non ho casi da farvi vedere con la vestibolare, perché non la faccio. Voi dovete immaginare, se fate vestibolare, semplicemente che al posto dell'ortodonzia linguale avrete messo il vostro apparecchio vestibolare e avrete utilizzato, anziché la serie A, che io riesco a utilizzare comodamente, tanto per i bracket che utilizzo non c'è molto spessore, per cui l'apparecchio i bambini lo indossano tranquillamente, voi immaginate di utilizzare la serie B.
Dopo 18 mesi si fa sbandaggio, contenzioni, passaggio da 3. Vedete che le mie contenzioni sono state minime, mi sono soltanto limitato a bloccare quell'1-2 perché era l'elemento più derotato e il famoso diastemino 3-1-4-1 perché non si ripresentasse, ho fatto una piccola contenzione attiva, una S che lo manteneva chiuso e poi l'ho bloccato con un po' di flow. Niente di che. Andiamo diretti al 2021, così almeno vedete il follow-up dopo 7 anni, quelli che sono. Il caso è stabile, la paziente è adulta, adesso avrà una ventina, 20-21 anni, più o meno circa. È una donna, l'occlusione è precisa, le contenzioni sono sempre rimaste quelle, non sono cambiate. Anzi, a me pare di vedere anche un miglioramento generale ancora di questo sorriso nel tempo. E vabbè, niente. La mamma ci aveva chiesto se poi oltre l'ATM potevamo fare qualcosina per sistemarle anche un po' il sorriso. Penso che forse ci siamo riusciti. Io quando ho fatto questa slide ho riflettuto molto se scrivere, cioè, un primo mi sono detto scrivo quello che mi viene in mente, poi l'ho riletta e mi sono detto forse non devo scrivere tutto quello che mi viene in mente, ma poi mi sono detto ma chi se ne frega. Sono mie considerazioni, lascio poi a voi i commenti, perché alcune affermazioni sono un po' forti, mi rendo conto. Intanto, se quando faccio fissa con MyoBrace, i dispositivi MyoBrace rieducano anche mio funzionalmente i pazienti adulti, a volte in parte, a volte del tutto. Il caso più, diciamo, adulto di MyoBrace Activities, cioè di paziente a cui ho fatto fare tutto il percorso di riabilitazione mio funzionale MyoBrace, aveva 24 anni, per dire, e ne ha giovato. E qua è comunque sempre soltanto un utilizzo passivo degli apparecchi. In casi di seconda classe, io ne ho tanti, e ve ne faccio vedere anche uno dopo velocemente, nei casi adulti in seconda classe, dove io con l'apparecchio mi sono soltanto limitato a riallineare i denti, mentre MyoBrace mi ha fatto la correzione di classe scheletrica. Vuol dire che io ho corretto seconde classi scheletriche evidenti senza utilizzare dispositivi di seconda classe. Elastici di seconda classe e o altro che vi viene in mente. Non sono casi, non tutti sono riusciti in questo modo, ma tanti sì. E forse quelli che non ce l'ho, dove non ce l'ho fatta è stato forse più una questione di compliance che non di apparecchio. Nei casi con le asimmetrie, i dispositivi mi aiutano tantissimo a ripristinare la simmetria, a centrare le linee mediane senza che io mi debba preoccupare troppo di manovrare con i denti, con vari trucchetti, insomma, che sappiamo avere noi con le ortodonzie fisse che facciamo, perché il dispositivo per sua natura è simmetrico e il dispositivo vuole che la bocca si adatti a lui e non che il dispositivo si debba adattare alla bocca. E questo fa sì che poi otteniamo anche le forme d'arcata che riusciamo ad ottenere, che sono molto belle. Il dispositivo indossato durante la notte, quando indossato durante il giorno, evitando i contatti occlusali, accelera i trattamenti, perché non ci sono i contatti occlusali. Ho gli scudi che non permettono ai denti di andare oltre determinati limiti, gli scudi vestibolari, e ridistribuiscono le forze che io do agli archi, io soltanto il nickel titanio attorno agli scudi e quindi ottimizzo molto i miei trattamenti. E poi ho il famoso effetto bite, di cui avete visto prima un esempio, ma potrei citarne tanti altri. Voglio farvi forse giusto qualche esempio di queste cose che vi sto dicendo, ma proprio al volo, stai mattina. E Matilde a 15 anni ha una genesia di un 2-2 e si vede perché c'è il canino al posto del premolare. Ora vi faccio molto velocemente vedere come
cosa abbiamo fatto? In realtà abbiamo detto alla paziente, queste sono le foto, diciamo, prima di iniziare il caso, abbiamo detto alla paziente, fai tutto il percorso Myobrace mentre facciamo questo caso. Lì vedete il K3 che è l'ultimo dispositivo, prima aveva messo il K1 e poi il K2. E mentre noi giocavamo un po' con l'ortodonzia, via via sempre di più accorciando gli archi, tanto vedevamo che ci serviva sempre meno intervenire ancorandoci su più denti, il MyoBrace modificava la forma delle arcate e me ne migliorava mantenendomi tutto in bolla e in simmetria. Essendo ancora molto giovane, non abbiamo optato per un impianto, ancora no, avevamo messo un Maryland, perché ci sembrava, almeno a me sembrava la scelta più sensata, tanto comunque magari quando sarà un po' più grande valuteremo un impianto, però il caso è corretto, sostanzialmente simmetrico, eccetera, eccetera, quello che noi volevamo un po' ottenere. Per quello che riguarda invece il discorso della correzione della classe scheletrica con MyoBrace, nei pazienti adulti, qui abbiamo una 23enne che aveva fatto il giro classico delle sette chiese dove gli avevano proposto di tutto, comprese le estrazioni dei premolari, che forse potevano anche starci, ma io ho preferito un approccio diverso. Le ho spiegato un po' che cosa avevo in mente e lei mi ha seguito in tutto e per tutto, soprattutto nella dedizione del mettere l'apparecchio. Vedete il tipico profilo di seconda classe, c'è tanto verget, incisivi proinclinati, profilo a coniglietto, il palato è molto stretto. Io qua non ho neanche utilizzato né Quad Helix né BVS, che avrei sicuramente utilizzato oggi, né Herp, per carità, niente. È un palato che io ho rimodellato con MyoBrace. E anche, vabbè, con un po' di forza di archi linguali. Questo onestamente in questo caso va detto, perché vedete gli ultimi archi che ho utilizzato spingevano e sono abbastanza grossi, però faccio vedere solo il primo e l'ultimo arco che ho messo. Ma abbiamo risolto ogni problema di classe. Qua c'era una seconda classe, questa è una prima classe. Io non ho utilizzato nessun elastico di trazione, nessun modo per far avanzare questa mandibola, ho semplicemente modificato le forme d'arcata, rieducato con MyoBrace la paziente ad una nuova occlusione che probabilmente per lei era anche più fisiologica e la prima classe è venuta fuori da sola. La paziente adesso vive a Roma, io l'ho chiamata, gli ho detto ma fammi delle foto, dai che devo fare un webinar. E lei tutta contenta, si è messa davanti allo specchio col telefonino, mi fa no, no, ma tanto mi ricordo perfettamente tutte le foto che mi facevate. È riuscita quasi, oddio, ci sono i miei assistenti che forse mi sentono, ma è stata bravissima. E mi ha fatto delle foto veramente belle, però vabbè, quello che mi interessava vedere era a distanza di quanti anni, boh, anche qua 7, 8, la paziente ha 30 anni adesso. Si mantiene stabile? Sì, tutto va bene, tutto è stabile. E vabbè, io proprio perché voglio lasciare un po' di tempo alle domande, ho cercato di essere anche forse un po' sintetico nella mia esposizione. Un maestro mi disse una volta: un masticore non si nega a nessuno, perché poi sinceramente adesso veniamo un po' tutti fuori, ma. Gente che ha utilizzato mio funzionale, MyoBrace, Masticoni o Elastodonti, ne conosco tanti e anche tanti famosi che però inizialmente si sono sempre un po' tenuti nel dirlo. Poi adesso pian pianino saltano fuori e fanno anche loro le loro conferenze, ma inizialmente, sai, era un po' brutto dire che magari con un apparecchio del genere si ottenevano questi risultati. Comunque, nelle mie mani funziona bene, io sicuramente ho un po' di esperienza, però come tutti da qualche parte si inizia. E se non fosse così valido il protocollo, non sarebbe così seguito in tutto il mondo. Io quello che sottolineo sempre è che noi non stiamo fornendo, quando proponiamo MyoBrace insieme ai nostri trattamenti ortodontici, solo un'ortodonzia.
ma una completa riabilitazione ortopedica e miofunzionale del terzo medio del viso e del terzo inferiore del viso. E questo solo grazie a degli apparecchi in silicone preformato. Lì c'è mia sorella che fa vedere ai tempi quando facevamo le vecchie conferenze, il progetto scuole, perché noi andavamo anche negli asili a fare degli screening e poi le persone che erano interessate magari venivano in studio e poi da lì facevamo capire insomma quali erano i progetti, i problemi, le disfunzioni del bambino e proponevamo appunto il nostro trattamento. Con Myobrace io ho avuto anche diciamo, la determinazione di curare casi anche molto difficili, come questo, dove ovviamente voi dovete immaginare tantissimi problemi e tutti i problemi di disfunzione che potete immaginare su un paziente del genere, già adulto tra l'altro. Se voi vedete il terzo medio del viso, il terzo inferiore del viso, come erano quando il paziente è arrivato in studio. Qua io mi sono aiutato anche con un pochino di fissa, per forza, però ho fatto tutto il percorso, Myobrace, esercizi, eccetera, eccetera. E vedete adesso com'è il terzo medio, il terzo inferiore del viso. Quello non è merito della fissa, quello è merito della miofunzionale che lui ha fatto e si è applicato e degli esercizi e tutto quanto. E questo bambino esegue tutti gli esercizi del protocollo Myobrace in maniera perfetta. Quando è arrivato non ne riusciva a fare mezzo. E qui cosa voglio dirvi? Createvi un metodo di lavoro, non c'è l'app ancora in italiano, fatevi l'app, fai da te. Io qua ho fatto uno screenshot di un pezzo del mio foglio di Google che uso per tenere sotto controllo tutti i pazienti e tutti i casi Myobrace. Guardate soprattutto la parte più a destra dove ci sono le quattro categorie, respirazione, lingua, deglutizione e labbra e guancia con le X, con gli esercizi dove sono stati spiegati, dove sono stati verificati da ogni mia Myobrace Educator che io ho in studio. L'esercizio è una delle parti fondamentali di tutto il protocollo. Quello che davvero mi ha dato la marcia in più nei miei trattamenti dal 2019 in poi, 2020. E gli esercizi noi li abbiamo imparati molto bene, li abbiamo studiati perché proprio è nei dettagli di questi esercizi che si fa la differenza quando poi si fa la riabilitazione, la rieducazione miofunzionale. Ora l'azienda vi propone uno schema in 12 mesi. Con i vari esercizi, con le tempistiche. Io lo allungo un po' perché preferisco avere, appuntamenti ogni 6 settimane e non ogni mese, e allungo di solito le mie parti attive, come vi ho detto, a 24 mesi, e dopodiché seguo i pazienti, diciamo, per i controlli periodici, comunque incitandoli a continuare la fase di ritenzione con l'ultimo apparecchio che gli lasciamo. Io non voglio dire tutti i casi perché non è assolutamente vero, però c'è un buon 50% di casi che letteralmente guardo in prima visita e guardo alla fine. Perché quando le ragazze mi dicono che va tutto bene. Se avete la logopedista in studio, assolutamente bello, giusto, condivisibile e dovete trovare, se volete sposare questa diciamo, metodica, un modo sensato di collaborare con la logopedista. Noi abbiamo deciso di eliminare la figura della logopedista dallo studio quando abbiamo iniziato ad abbracciare questa metodica in maniera sistematica, facendo il percorso della Myobrace Educator perché preferiamo avere una logopedista esterna, magari per situazioni, ma più che altro dove andiamo magari a intercettare disturbi del linguaggio, eccetera, perché per l'area di pertinenza prettamente odontostomatologica preferiamo utilizzare le Myobrace Educator. E qua anche so che sarò in disaccordo con diversi colleghi, però
alla fine vedete un po' voi e fate economia anche perché, come sempre, come in tutti gli studi, dovete gestire tutta una serie di cose, perché se gli studi poi sono vostri, non fate soltanto clinica, ma anche gestione. Ovviamente, se ci sono limiti funzionali, li dovete eliminare, quindi tagliate frenuli, meglio se con laser, sia frenuli labiali che frenuli linguali. Liberate la matrice funzionale, piuttosto chiedete a logopedisti con cui collaborate se vedono frenuli corti di mandarveli, perché loro ovviamente non possono molto da quel punto di vista, potete farlo solo voi. Aprite le suture palatine, utilizzate HERP, se volete utilizzate anche il DVS, che fa parte sempre della metodica Myo-Brace. Ed è interessante perché si utilizza insieme con la mia funzionale, ma comunque eliminate qualunque ostruzione della vie respiratorie. Se il paziente è chirurgico o ritenete che possa esserlo, parlatene con l'otorinolaringoiatra. Se incontrate resistenza da parte dei genitori o da parte di un otorinolaringoiatra, diciamo un po' scettico, fate fare una polisonnografia. Davanti all'esame, se ci sono delle OSAS, nessuno si potrà mai prendere la responsabilità di non intervenire. E comunque un esame è un esame, magari potete anche potrebbe aver ragione lui e non voi, e questo vi metterà comunque a posto con la coscienza e vi farà stare tranquilli. Ovviamente, più importante di tutto, fate una buona diagnosi. Questo è il foglio che vi viene fornito con la sistematica Myo-Brace ed è quello su cui voi veramente dovete fare la differenza come clinici. E proprio perché voglio lasciare spazio alle domande, concludo facendovi vedere quattro piccolissimi video. Non so se si sentono. No, non si sentono. Allora, forse devo fare una cosa. Devo scollegare le cuffie, probabilmente non si sentono per quello. Vediamo, spengo un attimo la cuffia. Buongiorno, sono Federica e sono una Myo-Brace Educator dello Studio Giorgino. Tanti sono gli esercizi che facciamo fare quotidianamente ai bambini con questo dispositivo. Si parte dagli esercizi più semplici ma non scontati, come la respirazione consapevole, fino a saper utilizzare nel modo corretto la lingua, saper deglutire nella maniera corretta utilizzando labbra e guance. Gli esercizi più difficili per i bambini sono il mantenimento e l'allungamento della lingua e la lingua tavola da surf. Una cosa molto carina è che quando facciamo fare l'esercizio della lingua tavola da surf e lo facciamo davanti allo specchio con i bambini, magari i bambini non riescono subito al primo colpo a farlo e quindi si ride, si gioca e più che altro ci si fa le linguacce a vicenda. I bambini ridono ovviamente e imparano divertendosi. La cosa comunque più bella e gratificante è vedere i cambiamenti e i risultati dei bambini da un mese all'altro. Ciao, sono Cristina e sono una Myo-Brace Educator. Il mio scopo è quello di educare i bambini ad indossare bene l'apparecchio e a svolgere al meglio gli esercizi, mostrando e soprattutto controllando che vengano capiti e svolti nel migliore dei modi. Per ottenere risultati, la cosa più importante è la collaborazione dei pazienti. Infatti, cerco sempre di instaurare un rapporto amichevole e scherzoso fin dall'inizio, ma ponendo l'attenzione sull'importanza degli esercizi, spiegando sempre che l'apparecchio funziona solo se indossato, ma indossato bene. E questo può avvenire solo se ci esercitiamo insieme, in modo costante, appuntamento dopo appuntamento, e notando i risultati, grazie alle foto che facciamo di volta in volta. Guardando questi piccoli progressi, i bimbi sono sempre molto più motivati ad indossarlo e a svolgere al meglio gli esercizi. Buongiorno a tutti, sono Marta e sono una Myo-Brace Educator dello Studio Giorgino. Oggi volevo raccontarvi un episodio che mi capita spesso con i bambini durante lo svolgimento dell'ultimo esercizio sulla deglutizione. I bambini in questo esercizio devono tenere l'acqua sul palato grazie alla lingua ventosa. Durante questo esercizio succede sempre che i bambini si sbrodolano, ci facciamo sempre delle grasse risate.
e ci ritroviamo sempre a pulire acqua dappertutto. Questo esercizio però mi fa capire che i bambini non hanno ancora imparato al meglio a tenere la lingua ventosa sul palato e quindi probabilmente dovremo tornare a ripassare gli esercizi sulla lingua. Buongiorno, io sono la dottoressa Giorgino Silvia e mi occupo principalmente di pedodonzia presso l'Osullo Giorgino. Quando visito un paziente, un piccolo paziente con gravi difficoltà respiratorie, quello che faccio è l'NB3 test, ossia il Nasal Breathing 3 test, che consiste nel far respirare il bambino per 3 minuti esclusivamente col naso. Mentre faccio questo test, faccio indossare al bambino il dispositivo MyoBrace Lip Trainer in modo tale da accertarmi che non stia respirando con la bocca. Se il piccolo paziente non dovesse superare questo test, molto probabilmente dovremmo portarlo all'attenzione dell'otorinolaringoiatra.